i ragazzi hanno realizzato il 26 settembre del 2018 questi lavori per la giornata europea delle lingue, un evento che è stato promosso dal Consiglio d'Europa per la diffusione e la conoscenza delle lingue straniere. Essi hanno fatto anche altre attività nella classe queste ne sono un esempio. Oltre a queste poi abbiamo realizzato anche questo cartellone che ha realizzato Maria Chiara. Maria Chiara. Allora, questo appunto l'abbiamo realizzato io e la mia amica Rosa per la giornata europea delle lingue e abbiamo rappresentato infatti tutti i mesi e le varie stagioni e anche i giorni. Ok. È stato un bel momento? Sì. Perché ti è piaciuto questo progetto? A parte perché l'abbiamo fatto insieme e quindi è stato pure un modo per incontrarci, però mi è piaciuto anche perché diciamo mi piacciono sia lo spagnolo che l'inglese, quindi in generale le varie lingue. Pensate che attraverso questo progetto abbiate maggiormente migliorato la conoscenza delle lingue? Sì. E avete anche conosciuto meglio come fare per mantenere ogni giorno una dieta equilibrata e più sana? Sì. Sì? Pensate di mettere in pratica i consigli che avete appreso nel corso dell'anno attraverso le varie attività? Sì. Sì? Ora passiamo. Durante l'anno alcuni ragazzi hanno realizzato dei plastici e un lapbook sulla città d'origine, su Giuliano. Sì, particolarmente questo è sul santuario dell'Annunziata e probabilmente sì, come qui quasi sono scritti i nomi di quelli che mi hanno aiutato a fare questo lapbook e poi passando all'interno possiamo trovare la descrizione dell'interno, i segni storici, l'interno è la prima opera di Massimo Stanzione. Sì, poi questo è l'esterno, si parla della facciata del campanile e la facciata dell'ospedale. Sì, l'abbiamo descritto sia a livello storico che a livello... Luca, questa attività ti ha permesso di conoscere meglio la tua città? Beh, sì, in particolare. E di apprezzarla anche? Sì. Conoscendo anche una memoria storica del paese? Sì. Ok. Rosa, tu cosa hai realizzato? Abbiamo realizzato questo plastico della chiesa Madonna delle Grazie. Che è una delle chiese che popolano la città di Giuliano. Sì. Abbiamo realizzato utilizzando il DAS con il cartone. Poi abbiamo utilizzato anche la colla a caldo. La base è di legno. Anche per fare le pietrine oppure sempre DAS. E quindi riempirla di particolari. Sì. È stato un bel momento di aggregazione anche con i tuoi compagni? Sì. Bravo. E hai conosciuto meglio anche la storia e le origini di questa chiesa? Sì. Prima le conoscevi? Non tanto. Ok, quindi hai avuto modo anche di conoscere meglio le origini del tuo paese. In ultimo c'è il lapbook realizzato da Sabrina con il suo gruppo che riguarda la Madonna delle Grazie. Bene. Ci fai vedere Sabrina? Sì. Questo lapbook ha curato vari particolari, in particolar modo la parte storica, poi queste sono le persone che hanno partecipato, i cenni storici, i vari monumenti presenti all'interno della chiesa e poi... cosa costituisce la chiesa per noi di Giuliano. È stato un momento di aggregazione molto interessante sì. E significativo con i tuoi compagni? Sì. Bene.
Hai avuto modo anche quindi di consolidare maggiormente le amicizie all'interno della classe? Sì. Bene, ok.